Allora, niente, come ho detto per tutto, anche a tutte le interviste precedenti, rievocare vuol dire ripetere e quindi da questo punto di vista non ci sono novità se non come dire, la voglia di essere sempre più fedeli alla storia, sempre più precisi. E negli altri campi naturalmente cerchiamo di mettere un po' del nostro e in questo senso quest'anno abbiamo dato molta importanza alla parte alimentare, culinaria, visto che va anche un po' di moda. E abbiamo fatto una ricerca su piatti e sapori del Medioevo e le vorremmo proporre con una degustazione particolare come presentazione, ma non certo come sapori, che sono sicuramente molto validi, molto tradizionali, molto inerenti alla nostra cultura. Pertanto vi invito assolutamente a partecipare e speriamo di aver trovato una forma buona e un sapore anche soprattutto buono, e quindi vi aspetto tutti sia il sabato che la domenica. Quanti figuranti alla sfilata? Ma noi abbiamo sempre il nostro target di circa un'ottantina di personaggi nostri, inerenti all'associazione nostra, in più, come collaboriamo noi con le altre associazioni vicine, che sono Laterina e Subbiano e così via, anche loro vengono a darci un manforte nella sfilata e nella festa che accompagna l'evento.